È appena terminato l'incontro di calcio a 5 tra il Bergamo, calcio a 5 Bubi Merano, con il risultato di 5-3 per i locali. Siamo qui con Roberto Carati, autore di due reti per il Bubi Merano. Come hai visto la partita, Roby? Abbiamo giocato bene, a parte qualche errore dei singoli che alla fine ha condizionato la partita. Sono molto contento del risultato, anche se abbiamo perso comunque fa lo stesso. Ci rifaremo al ritorno e li aspettiamo in casa e non vediamo l'ora di giocarla. E per il proseguo del campionato, credi che si possa ancora dire la vostra? Io penso di sì e penso che come minimo puntiamo sempre in alto. Bisogna arrivare più in alto che si può, poi vediamo quello che si deve fare. Bene, buon rientro a casa. Grazie, bravi ancora quelli del Bergamo Calcetto. Passiamo la parola a un giocatore del Freestyle Bergamo. È con noi Tommaso Ghezzi, autore oggi di ben tre reti che stiamo vedendo. Chiediamo anche a lui un commento su come ha visto la partita. È stata una partita difficile, ma l'abbiamo interpretata nel modo giusto. Siamo passati in vantaggio, loro ci hanno recuperato, il risultato è sempre stato in discussione. Nei minuti finali però noi abbiamo creato più di loro, abbiamo anche sbagliato delle occasioni, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Era da un po' che non vincevamo, quindi è una vittoria importante prima della pausa. Come vedi per te e per la tua squadra il proseguo di questo campionato? A cosa aspirate? Noi punteremo a vincere il campionato, però ormai è un po' lontana la meta, ci sono i playoff. Il nostro obiettivo penso sia quello, poi se c'è qualcosa in più da ottenere meglio ancora, però abbiamo avuto un calo nelle ultime partite e siamo risollevati oggi e dovremmo stare attenti a che questo non accada più. Bene, ringraziamo Tommaso. Grazie a voi. A presto, alle prossime partite. Ciao.